Ciao ragazzi, ben ritrovati. Real Inter di Football qui a cercare di creare del calcio interstellare per voi. Oggi siamo tornati con la divisione, il primo episodio della nuova stagione e cominciamo prima facendo dei cambi alla formazione che sono necessari. Se avete visto l'ultimo video già sapete perché. Introduzione di leggende, ma ho deciso anche di cominciare a cambiare e a non usare più i giocatori ormai non più presenti che hanno lasciato l'Inter. Parlo ovviamente di Skriniar, di Brozo e anche d'Ambrosio, per esempio, quindi, e di Dzeko. Quindi li toglieremo. Anche grazie all'aiuto delle leggende possiamo compensare, avere il numero minimo di giocatori necessari. E in più ho preso quelli che sono già ufficiali come nuovi acquisti nerazzurri per la prossima stagione. Non li ho potenziati, probabilmente si livelleranno da soli. Non voglio sprecare i miei punti allenamento perché sono sicuro che ovviamente usciranno poi delle versioni fatte apposta per l'Inter, per il fatto che abbiano cambiato squadra e così via. Ma prima di fiondarci nello schema di gioco, come al solito, vi invito ragazzi a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale se vi piacciono questi contenuti perché mi aiuta tantissimo. Partiamo con lo schema di gioco. Guardatelo quanto è bello, Adriano. Credo probabilmente il mio giocatore preferito. Credo, sono indeciso, però di sicuro una top 3. Quindi, primo cambio è via Skriniar e abbiamo messo Cordova. Tra l'altro, vi ripeto, mi ha fatto una grande impressione. Gioca veramente in maniera spaventosa. Però l'ho sempre provato da centrale di difesa. Adesso l'ho messo un po', l'ho messo laterale. L'altra cosa che voglio fare è nei ruoli in partita metterlo in avanti come giocatore d'attacco 2. Anche perché ha delle statistiche in salto, come potete vedere, non indifferenti. Salto a 93 e a colpo di testa 88. Direi che ci sta. Giulio Cesar. Credo sia il mio portiere preferito, senza dubbio. Io qui ho ancora Handanovic perché ancora non se n'è andato, sorprendentemente. La stessa cosa vale per Onana. Ho preso Bissek, Jan Bissek, che è questo qui, è abbastanza scarso. Però questo non è potenziale, questo è proprio base, versione base. 196 cm, come i difensori che piacciono a me, quelli alti. Ho preso ovviamente Marcus Thuram, anche lui non potenziato. Lui non è male, sarà una bella aggiunta per la squadra perché è 1,92 m, classico giocatore, super veloce, forte fisicamente. Veramente fisicamente perfetto. E poi ho aggiunto Frattesi, che è ancora ovviamente resta solo nel gioco perché non è stato aggiornato. Anche lui non potenziato. Poi vabbè, piano piano avrà la sua. Lo livellerò piano piano. Decido semplicemente di lasciarlo così. Per adesso il mio mediano titolare è Aslani. Quindi decisamente un passo indietro per quanto riguarda la forza di squadra. Ma tant'è. Quindi abbiamo Aslani come mediano, ovviamente nulla a che vedere con Ambrozo. Cordoba che prende il posto di Skriniar, e lì direi che non perdiamo, anzi, forse addirittura guadagniamo un punto. In porta sicuramente un passo avanti, in attacco anche decisamente. Quindi, ragazzi, questa è la formazione che useremo per questa nuova stagione. Non credo ci saranno altri acquisti a breve, quindi penso che finiremo questa stagione con questa squadra. Aslani lascia a desiderare, però tant'è, purtroppo questo ci abbiamo e con questo si gioca. L'Inter è questa e così la giochiamo. Punte invertite a sto giro con Adriano che deve rientrare sul sinistro per calciare con tutta la sua potenza. E ci siamo, ragazzi. Possiamo fiondarci in quella che è la prima partita di questa nuova stagione. Si riparte la divisione 3, ovviamente siamo scalati dalla divisione 1 dopo aver terminato l'ultima stagione in divisione 1. E andiamo subito a vedere chi è il primo avversario per inaugurare questa nuova stagione. Questa nuova stagione è una prima stagione con leggende. Mai giocato con leggende prima, nel senso, in realtà avevo giocato con qualche leggenda, quelle che ci hanno regalato. Ma non è la stessa cosa perché io ho la netta impressione che le leggende che ci regalano sono un po' più. Qualche punticino in meno ci fanno contenti, ma non è la stessa cosa di quando ovviamente spendi monete e soldi. Quindi avete già visto un po' di gameplay con Adriano. Io ho fatto anche un po' di gameplay offline. Ho fatto l'evento per prendermi le monete. Ovviamente non ve lo faccio vedere quello. Partiamo con la divisione 7. Sembra quindi dovrebbe essere sulla carta una partita semplice, ma sempre sulla carta, poi lo sapete, ragazzi. Essere in divisione base dipende, non vuol dire praticamente niente, vuol dire anche magari semplicemente che uno non vuole giocare, non c'ha il tempo di farlo, non c'ha il tempo di. Non c'ha voglia di scalare le divisioni, perché capisco che i premi non sono neanche invitanti. Per cominciare direi come esordio Adriano in forma smagliante. Questa cosa ci fa tanto 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 piacere. Lautaro anche sta bene. Chala invece ultimamente è sempre in forma brutta. Abbiamo però Miki che gioca. Anche Lukaku qui. Ma ragazzi, io qui ho la tentazione di fare l'attacco super pesante.
Ragazzi, io qui ho troppo la tentazione di fare questa cosa qui. Adriano Lukaku, non me ne voglia Lautaro, lo farò entrare sicuramente, ma io devo ragazzi fare questa cosa. Dumfries sta bene anche su questo Darmian in piena forma, mi intriga. In realtà, ragazzi, penso forse dovrei togliere anche Bellanova perché non è più. Fatemelo sapere nei commenti, mi sa che Bellanova se n'è andato, cioè non l'abbiamo più riscattato. Questo dovrebbe essere un problema perché non saprei chi altro metterci come giocatore, chi ci abbiamo? Cordaz se n'è andato, forse devo rimettere Carboni probabilmente. In ogni caso, ci siamo, andiamo a vedere la formazione straversale molto velocemente. Super offensiva, tutti i top ovviamente, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Andiamo a mettere un paio di marcature sulle ali come facciamo costantemente da un po' di tempo a questa parte. Quindi una su Cristiano Ronaldo, l'altra su Messi. E ci siamo, lui è pronto e adesso anch'io. Vediamo chi comincia. Primo esordio, l'esordio per Adriano, la partita, diciamo, nel campionato, quindi. Ah, che bello, ragazzi. È Tutti stato un arrivati per iniziare esborso, una perché è giornata stato un tribunale che ha esborso, ma. sempre un sapore diverso dalle altre. Poi dà La disciplina soddisfazione, devo rimane essere onesto. immune Giocare agli con. strali, Sì, il e modo con cui poi. arrivarci è Soprattutto, non determinante tanto nel per tiro, perché la potenza di tiro l'attaccante poi in realtà, vi dell'Atalanta, dirò, che dovrà si sente fino a un iniziare certo punto, profondamente su cui ma. si reggerà il proseguo della Quanto. stagione. Quando deve infilarsi Bandiere giusto può dare quella scarica di energia al diciamo, nei tra i tricolore, difensori spalle si sente la dritte, differenza che è proprio hanno forte sempre fisicamente. ragione. Oggi lo stadio è decorato a festa con i colori Non nerazzurri proprio della un inizio Champions smagliante delle nostre due dell'esame. punte. Aslani però parte bene, Ben almeno. iniziata, siamo L'alziamo nel per vivo Lukaku che. dell'azione. Ah, era per Dumfries, ovviamente, penso che Tentativo voi di l'avevate palla filtrante, capito. non Invece ancora però destinazione. non l'aveva Buona capito intenzione del Lukaku. passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato Va difficile bene con gli fermare 1-2 il nostro l'azione. avversario, ma Miki fa un grande intervento difensivo. Ripartiamo con Adriano. Prova Vediamo ad se andare a toccare funziona fuori questo di lancio. spazio. Attenzione con Palla Adriano che tirata. rimette al centro ancora per Lukaku. Anticipata dal difensore, l'idea però era molto carina. Ripartiamo con Miki, che va sempre da Adriano. Il passaggio però è Lukaku, brutto, ma Nuno Lukaku è Mendes, falciato. inietto Era un'infrazione riuscito a mettere il piede prontamente giusto in tempo sanzionata. per anticipare il difensore. Ci becchiamo il fallo. Qui L'arbitro gli fa capire che da qui Di davanti il Marco Milan si per giocherà due Aslani, un po' scontri. tutto Alla prossima chiuso. scorrettezza ci sarà il cartellino. Ora sa di essere Andiamo a marcato giocarcela così, all'esterno. con l'1-2 che Cambio funziona. passo e potrebbe vedersi sventolare in fascia il La volevo cartellino. mettere per. Carica agonistica Non non è è, ma ancora non deve finita. esagerare. E alla fine la Lukaku, mettiamo dentro. Un po' di caos in aria. La volevo mettere al centro per Adriano. Non so perché l'ha passata indietro Miki in questo caso. Tant'è, alla fine Lukaku, siamo andati al gol con un l'hanno po' di fortuna. cercata È Lukaku ad aprire le evolutivamente. marcature C'entra nel tanto giorno Barella. dell'esordio di Devono Adriano. essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Bravo C'erano Barella a troppi recuperare. giocatori sulla traiettoria. L'estremo I difensore ha visto passaggi male tra il Adriano pallone. Non e poteva Lukaku arrivarci, devono ancora fallo. trovare un po' di. Questo è fallo. Fenerbahce No, in da palla. prendere. Fallo, nessun dubbio. Sarà visto che Barella completamente sull'uomo, su Neymar. Forse da qui è un po' lontano, ma Vediamo abbiamo se visto lui gol da distanze proverà a anche maggiori. calciare. Io penso che lui proverà a calciare. Infatti ho spostato Giulio Cesar. Ma il Approccio tiro era abbastanza ovvio, centrale, quindi ha forse trovato lo non c'era specchio neanche tutta corretto. questa Ha necessità. trovato la porta anche se partiva da Giulio Cesar che può lontano. ripartire Anche da questa Di volta era Marco. attento. Slane che però il passaggio lo fa come si Capisce la deve, Di traiettoria Marco del invece no. pallone, scampato pericoloso. Ci E prova qui con un pallone pensavo che profondo. aprisse. Mamma mia, Dumfries. questo Cordoba con qualche rischio. Hanno gestito davvero male il Poi tempo Aslani che pieno. riparte. Non sono stati convinti nella fase di Che brutto. È il transizione. secondo Il passaggio che risultato è non mi stato piace palla persa. di Di Marco. Scende Attenzione qui Lukaku. perché Adriano è lanciato in palla al Occasione per il piede. contropiede. Supera il diretto al tiro. Tocco sotto, come il Finisce gol in tra porta. l'altro, un gol famosissimo che fece Lukaku ad avanti. alzare la palla dopo un Probabilmente 1-2. non se l'aspettava. Non ha potuto Dopo un farci doppio passo, niente. scusatemi. E Adriano va al gol all'esordio, senza troppi 2-0. problemi. Situazione Beh, l'inerzia della classica partita è cambiata in all'Adriano, maniera freddissimo qui. favorevole. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno Qui giocando. ancora l'1-2 a lanciare di nuovo Adriano, Addirittura che guadagna segnato. l'aria e calcia col Dumfries sinistro. avrebbe Questo, vedete, messo. tiro sensazionale. Mi aspetto Non onestamente un tiro interessa, è ancora più dedicato. forte. Alla fine è 98, tra l'altro, in forma smagliante, quindi immagino che Questo è dovrebbe un essere passaggio 99 quanto tranquillo. meno Invece non è che discutibile. poi. Bravo Adriano ad Giunge su allargare per destra. Barella. E Ottimo se ne dribbling. va. Poi ho visto La Dumfries. tocca Vabbè. all'indietro. Addirittura Aslani, che sarà andato a prendere il fallo, secondo me, perché comunque aveva C'è fatto la finta, è l'opportunità andata per il bene. contropiede. Dobbiamo seguire. Cerca la Abbiamo un po' fondo, di. palla a piede.
deve solo tirare. Bravo. Fatto bene il movimento per ingannare l'attaccante De Vrij. Palla a Lukaku. E qui Adriano si infila, palla al piede. Adriano. Ma per quanto può essere forte, mi sa che. Mamma mia. Non so perché si è girato sul destro, volevo calciare che aveva la palla sul sinistro. Ovviamente vedrete un po' il mio non riuscire a trattenermi adesso che ho Adriano. Avrò sempre questa voglia di calciare. Spero che... Ferma l'azione avversaria e fa ripartire suoi. Dai Lukaku, infilati. Nuno Mendes dice no. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. C'era Cordoba all'immarcatura. La palla è comunque nostra. Cordoba. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Vediamo se si infila. Lukaku si infila. Ha spazio per cercare il gol. Brutto sto passaggio, era anche sul destro, forse anche questo è il problema. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Supera il diretto avversario. Lukaku che prova ad andarsene, ma non ce la fa purtroppo. Opportunità di ripartire. Slani che cerca di andare a recuperare su Neymar. Poi Cristiano Ronaldo. Cordoba. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ma è fuori gioco. Errore un po' stupido qui il nostro avversario. Ma in realtà era di un pelo, forse no, non è colpa sua. Penso che era impossibile da vedere. Aslani che si comporta alla Brozovic a andarsi a prendere il pallone subito per giocarlo. Colmichi che allarga per Di Marco. Il passaggio è un po' impreciso, ma alla fine funziona. Mamma mia, che brutto sto appoggio di Adriano. Mamma mia, buco centrale. E questo mi sa che è gol. Erroraccio di Lewandowski sotto porta. Non so se ha aiutato il nostro, diciamo, il nostro pressing, il nostro contatto con Cordoba. Credo di sì. Però da Lewandowski ci si aspetta comunque. Provo la finta con Di Marco, mi sa che è un po' esagerata. Bravo qui a recuperare Miki. Qui Adriano ha spazio. È fermato però da Marquinhos. Che erroraccio. Mamma mia, ancora Lukaku che non fa un passaggio come si deve. Secondo me è perché sul suo piede debole, onestamente. Che brutta cosa, perché questo deve essere un altro gol facile. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Pallone interessante in verticale. Un po' di errori in marcatura che stiamo facendo. Alla fine la palla è comunque nostra. Dai Basto. Bene così. E Aslani che ci fa ripartire. Adriano. Lanciato Miki. Per Mkhitaryan. Di nuovo per Adriano. Con il destro Adriano. Rasoiata che finisce sul fondo. Io ho messo Lukaku a rientrare col sinistro perché Lukaku, almeno da caratteristiche, è più preciso in finalizzazione rispetto ad Adriano, che è un tutto dire. Però, vabbè, il gioco la mette così, la mettiamo così. Tra l'altro devo cambiare ancora il numero di Adriano perché così, cioè quel 18 non si può vedere. Ah, sto passaggio, un altro erroraccio mio. Bravo Miki, dai Aslani, qui un po' poco reattivo il nostro Aslani. Sì, questo passaggio in profondità con Neymar che si infila. La alza, ma Cordoba è attentissimo. Barella. Lukaku ha già segnato in questa partita. No, perché non ci è andato il nostro Barella, non si è capito. Ma Dumfries è ancora bravissimo qui. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi. D'esterno addirittura per Barella che guadagna il fondo. La metti al centro. Non ci credo, non ci credo a cosa ho visto. Non so se è peggio l'errore del suo portiere o Adriano che non riesce in nessun modo a metterla dentro. Prova l'iniziativa personale. Passaggio in profondità con Di Marco che oggi Di Marco è un po' fuori fase, eh. Una retroguardia di rimedia in qualche modo. Mamma mia, ovviamente non era per lui. Caos totale, alla fine ne usciamo, non so neanche io come onestamente. Non passa sta palla. Per Adriano che avrebbe avuto le padrie proprio di fronte a sé. Sia nella copertura di Cordoba. Ancora molto bravo. Niente, continuiamo. Secondo tempo un po' caotico. Ma Bastoni evita che il cross raggiunga la nostra area di rigore. Concediamo calcio d'angolo. Ma direi parte da fine adesso. Abbastanza in controllo. Abbiamo regalato solo quell'occasione clamorosa con Lewandowski. Noi però abbiamo fatto qualche errorino, però poi qualche altra occasione clamorosa
non ne abbiamo create. Attenzione, la palla lì, bastoni, attento. Poi Aslani che completa il disimpegno. Adriano che è provato ad andarsene. Ah, ma Marquinhos ancora a recuperare. Se n'è andato bene fra due. Lì, ragazzi, Adriano si sarebbe mai fatto recuperare in questo modo. Ma tant'è, purtroppo. Questo passa al convento come Adriano. Questo passaggio io non ho idea di che cosa voglia dire, onestamente. Funziona l'1-2 stavolta. È sempre Adriano contro Marquinhos. Che Adriano che calcia stavolta. Mi dimentico che posso fare il pallonetto. Ho calciato di forza. Brutto errore. Bravissimo Michi a recuperare. L'alziamo per Lukaku che arriva ad appoggiare. Adriano col sinistro a quanto pare. È meglio come assist man rispetto a Lukaku. Facile 3-0 a questo punto, ragazzi. Partita in ghiaccio. Il nostro avversario abbandona, direi, anche giustamente. Esordio veramente sul velluto. Nessun problema, come vedete, ecco, salgono i nostri ragazzi, anche se non hanno giocato, tra l'altro. Ma poi, una volta che saranno arrivati, li potenzieremo, ma a meno che non escano prima le versioni nuove dell'Inter. Ragazzi, è tutto per l'esordio in Divisione 3, veramente partita sul velluto, nessun problema. Io, come al solito, vi ringrazio per aver guardato e ci vediamo alla prossima.